Allora mi presento, ma presento in realtà un lavoro collettivo che va avanti da più di 20 anni e che riguarda l'interrogazione dei territori della filosofia e che ha avuto degli esiti per me importanti, cioè una rivista, un luogo, un laboratorio che si chiama Mille Piani e che adesso ha anche una declinazione in Francia, che è Trotopia France Rhizome. Cos'è il nostro intento, qual è la mia curiosità, cos'è che ci spinge in maniera militante, in maniera, come posso dire, di interrogazione fattiva su quello che si pensa anche filosoficamente. E che il territorio, lo spazio, costituisce il luogo, il primo, in cui si declinano le esistenze, le vite, le pratiche, le soggettività e che lì i problemi della filosofia incontrano un loro concreto problema, interrogazione materiale. Queste interrogazioni materiali, che non riguardano solo i macro fenomeni sociologici, cioè migrazioni o quant'altro, sono anche forme all'interno delle quali è possibile pensare ed agire, forme di esistenza altre. È chiaro che dietro questo lungo percorso c'è una storia per molti di noi. E le generazioni che ho attorno, che abbiamo avuto attorno, sono diverse. Diciamo generazione degli anni 70 milanese e toscana e la generazione degli anni 90 che si è costituita a Milano soprattutto attorno alla libreria Calusca di Primo Moroni, quando le cose hanno ripreso ad avere un senso e è sembrato possibile fare di nuovo non solo inchiesta e ricerca, ma produrre saperi e forme di radicalità che non fossero puramente di testimonianza, ma che fossero veri e propri dispositivi tradotti poi in seminari, produzioni, atti artistici, forme di comunicazione che per noi ha una centralità di primo rilievo, pensando che nell'oggi prescindere dalle forme della comunicazione sia voler dire slittare da quello che sta accadendo.